Oh ragazzi, chi è che reciteria stasera? È il Gas? Co? Il Guitto! Chi? Il Guitto! Il Guitto! Page de Daxi, l'ultima commedia del Guitto, che l'anno scorso ha compiuto 40 anni di attività e quindi noi proseguiamo nel nostro compito di divertire il pubblico, divertendoci noi stessi ovviamente. Quest'anno portiamo in scena un giallo. Una particolarità, una novità, che però diventa anche un po' un pretesto per raccontare agli spettatori quello che è il mondo del teatro, spesso amatoriale, quando ci sono pochi mezzi a disposizione, poco tempo per fare le prove, ma tanta voglia di andare in scena. E quindi diventa un simpatico gioco di teatro nel teatro, in cui gli attori interpretano fondamentalmente loro stessi, con le loro grandi virtù, però anche con le loro debolezze, i loro vizi degli attori, che quelli si sa ci sono sempre. E quindi ci divertiremo insieme al pubblico a mostrare anche questi retroscena del mondo del teatro. Pronto? No, non disturba per niente, non disturba. No. Sul palco anche tanti giovani, vediamo sempre la vostra compagnia e questo è bello perché è una tradizione che continuate a tramandare. Sì, assolutamente. Un grande punto di forza del Guitto sono i giovani che accompagnano la compagnia, che la compagnia ha cresciuto nel tempo e negli anni e che quindi continuano la tradizione del teatro dialettale e poi anche il grande capacità tecnica della nostra compagnia. Abbiamo dei professionisti che mettono a disposizione del teatro e del Guitto e le loro competenze tecniche, perché la scenografia quest'anno diciamo che è l'ennesimo personaggio in scena, è interattiva con gli attori e quindi ha richiesto un grande impegno anche di tempo e di lavoro. Baciami mille volte, baciami! Certo, i fratelli scherne per queste! Vi aspettiamo tutti lunedì 5 agosto alle 21:15 all'Arena BCC con Page de Daxi e speriamo che non sia quello che il pubblico dice quando è finito lo spettacolo.